Buonasera, buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV2000. In apertura andiamo subito in Israele con Netanyahu, il premier travolto dalle polemiche. Il primo ministro ha annullato l'accordo con l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU per il ricollocamento in alcuni paesi occidentali di oltre 16.000 richiedenti asilo africano, in particolare somali ed eritrei. Attualmente sono ospitati in Israele. Ci aggiorna Marco Burini. Netanyahu dice di aver cancellato l'accordo con l'ONU per ricollocare in alcuni paesi occidentali quasi la metà dei 37.000 rifugiati provenienti da Eritrea e Sudan. Ma non è un cambio di rotta. Il premier israeliano continua a ritenerli degli infiltrati e considera tutte le opzioni per rimuoverli. Solo che dopo la sparata di ieri, quando dava per fatto l'accordo e citava Canada, Germania e Italia come paesi di accoglienza, ha dovuto correggere il tiro visto che Roma e Berlino avevano negato tutto, accordo e disponibilità. Oggi l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati ha chiesto a Israele di ripensarci, ma il tempo stringe. Entro questo mese Netanyahu, già sotto pressione per i suoi guai giudiziari e per il massacro di Gaza, vuole risolvere definitivamente la vicenda delle migliaia di eritrei e sudanesi contrabbandati dai beduini del Sinai fino a 5 o 6 anni fa, prima della svolta in Libia e prima che lui facesse costruire una barriera al confine con l'Egitto. Circa 2 mesi fa, un gruppo di intellettuali e scrittori, tra cui Amos Oz e David Grossman, aveva chiesto al governo e alla Knesset di fermare la deportazione di uomini e donne che portano le cicatrici sul corpo e nell'anima. La nostra storia come popolo ebraico si rivolta nella tomba. Avete il privilegio di interrompere questa vergogna. Anche perché nel frattempo sono nati 3.000 bambini. La vicenda ricorda quella americana dei Dreamers, i ragazzi figli di clandestini che Trump minaccia di cacciare, almeno stando ai tweet di questi giorni. L'alternarsi di minacce e promesse è più una strategia di logoramento che un sintomo di confusione. Ma dall'altra parte dell'oceano qualcuno di parola c'è. Il Canada ha rinnovato la disponibilità a prendere 2.000 richiedenti asilo da Israele. Justin Trudeau è pronto ad accoglierli. Accordo o non accordo? La politica da domani, la partita delle consultazioni per formare il governo. Il presidente Mattarella potrà testare i vari partiti e capire se l'ipotesi elezioni anticipate verrà scongiurata o meno. Federico Plotti. Finita la pausa per le feste di Pasqua, la politica si rimette in moto. Ad un mese esatto dalle elezioni del 4 marzo scorso, domani al Quirinale inizieranno le consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti nel tentativo di trovare una maggioranza in grado di governare. Compito non certo facile per il presidente della Repubblica Mattarella, visto la situazione politica al momento in stato di assoluto stallo. Verosimilmente il capo dello Stato nel primo giro, salvo sorprese, si limiterà ad ascoltare senza concedere incarichi di alcun genere, per poi cercare la quadra nei prossimi giorni quando, una volta chiarite le intenzioni e le posizioni dei diversi schieramenti, accordi e possibili alleanze di governo saranno più evidenti. Stando al programma si partirà domani alle 10.30 quando nello studio della vetrata del Quirinale entrerà per prima la neopresidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Si concluderanno nel tardo pomeriggio di giovedì con l'arrivo da Mattarella del Movimento 5 Stelle, ultimo gruppo parlamentare ad essere ascoltato dal capo dello Stato in quanto rappresenta la forza politica più grande, quella che possiede il maggior numero di deputati sia alla Camera che al Senato. Tutti guardano ad un asse centrodestra 5 Stelle, con la Lega che condurrà le danze all'interno della coalizione con Forza Italia, Fratelli d'Italia e noi con l'Italia UDC. Salvini e Di Maio si sono già messi d'accordo per l'elezione dei presidenti delle Camere, ma per il governo la partita è ben diversa. Sul tavolo c'è soprattutto la questione della premiership che contrappone i due ormai da settimane, su cui nessuno sembra voler fare un passo indietro. E sul rito delle consultazioni al Quirinale, prima di assegnare l'incarico di primo ministro, non mancano le critiche di chi vorrebbe tempi più rapidi, tempi in realtà funzionali e necessari, come spiega Paolo Pombeni, uno dei più autorevoli studiosi della politica italiana. Ascoltiamo. Le consultazioni non sono un rito, sono un elemento fondamentale del nostro tipo di democrazia, che è una democrazia che non pensa di avere un vincitore che piglia tutto, ma che pensa di costruire invece una maggioranza a cui tutti possono partecipare più forze e un'opposizione che può dire la sua. Per questo il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, perché è, diciamo così, uno snodo del concorrere di queste forze alla costruzione
di quello che un governo partecipato. Quindi Mattarella non va lì per fare il notaio nel senso banale, cioè per ratificare chi ha preso lo 0,5% in più, lo 0,5% in meno, ma va lì per lavora per costruire una convergenza di forze che possa garantire al Paese un governo stabile, ovviamente un governo di maggioranza e un governo di con una opposizione, ma anche un governo che possa al massimo possibile rappresentare il benessere generale del Paese. Ci spostiamo ora in Campania, indignazione nella terra dei fuochi dopo la scarcerazione dei fratelli Pellini, condannati con sentenza definitiva a 7 anni per disastro ambientale. Protestano i cittadini, severa la condanna del vescovo di Acerra, un signor di donna, i Servizi. Chiedono giustizia e verità per quello che definiscono uno schiaffo alle troppe vittime della Terra dei Fuochi. Dopo la decisione della Corte d'Appello di sospendere la condanna in via definitiva a 7 anni per i fratelli Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, attivisti, mamme e cittadini campani si sono dati appuntamento fuori il Palazzo di Giustizia a Napoli. Una manifestazione civile contro la scarcerazione dopo soli 10 mesi dei Pellini, condannati per disastro ambientale. In questa terra non si riesce ad avere giustizia ed è ovvio, insomma, che ci siamo molto arrabbiati di questa cosa. Non si possono più negare le evidenze. Bisogna smetterla questa storia, bisogna smetterla. Prendiamo coscienza, ecco, noi lo diciamo a chi ci governa. Prendete coscienza che il problema della rete fuoco è un problema serio. Sono bastati 10 mesi di carcere dalla sentenza di Cassazione e li ha fatti, come dire, messi a piedi libero. E questa è una vergogna. Questa, come dire, è la giustizia che sta perdendo. È un segnale negativo che si dà. L'indignazione dei tanti che chiedono giustizia per la propria terra arriva a 48 ore dall'omelia di Monsignor Di Donna, vescovo di Acerra, che nel giorno di Pasqua, dal pulpito della sua chiesa, ha parlato di una decisione che suscita sconcerto. Questa decisione è come se sottovalutasse il dramma ambientale, quel dramma ambientale per il quale ancora oggi nella nostra terra, da Acerra, e nei paesi vicini ci si continua ad ammalare e morire, soprattutto bambini e giovani malati di tumore, di cancro. Disorienta, si sgomenta questa decisione perché sembra incoraggiare quelli che inquinano, perché se poi va a finire così allora è chiaro, e questo nonostante 2 anni fa il governo abbia fatto un decreto sulla terra dei fuochi che sembra andare in senso contrario, ma una decisione del genere che io auspico venga revocata, che sia realmente una decisione provvisoria, temporanea, una decisione del genere sembra incoraggiare quelli che inquinano ed è un segno appunto che legittima purtroppo la rassegnazione della gente. Londra, capitale del crimine, 2 sparatorie nella notte, è morta una ragazza 17enne e grave un 16enne, record di violenza nella capitale britannica. La polizia metropolitana ha già studiato un piano. Caterina Dall'Olio. Per la prima volta nella storia, Londra è diventata una città più violenta di New York. Gli ultimi 2 episodi di violenza sono avvenuti nell'arco di un'ora la notte scorsa. Una ragazza di 17 anni, Tanisha Melbourne, è stata trovata gravemente ferita a Tottenham ed è morta poco dopo, prima dell'arrivo dell'ambulanza. A sole 2 miglia di distanza, a Walthamstow, un ragazzo di 16 anni è stato trovato ferito da un colpo di pistola insieme a un altro adolescente di 15 anni soccorso per diverse ferite da coltello. La polizia ha confermato che le 2 sparatorie non sono collegate, ormai abituata a episodi come questo che accadono sempre più di frequente. Dall'inizio dell'anno infatti sono già 30 gli omicidi compiuti nella capitale britannica, lo riportano i media britannici. Numeri che fanno paura se si considera che a febbraio a Londra sono state uccise 15 persone contro le 14 di New York e solo nella settimana dal 14 al 20 marzo hanno perso la vita ben 8 persone, tutte sotto i 30 anni. Secondo gli esperti, a parità di popolazione, circa 8 milioni di persone, New York è riuscita a ridurre gli atti criminali con una politica di tolleranza zero da parte della polizia. Negli ultimi 20 anni gli omicidi sono passati da 2.000 a 230 l'anno.
La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo i dazi cinesi contro merci americane, Trump preannuncia un nuovo giro di vite, un botta e risposta che mette in ansia le borse che oggi hanno aperto in profondo rosso. Luciano Piscaglia. Sono in vigore da poche ore i dazi imposti da Pechino a 128 prodotti americani, ma già si guarda alla fase successiva della guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina. Come ritorsione ai balzelli decisi da Donald Trump sull'importazione di acciaio e alluminio, la Cina ha imposto nuove tariffe su carne di maiale, frutta, vino ed altri beni statunitensi per un valore di 3 miliardi di dollari. Ora gli sguardi del mondo sono fissi su quel che accadrà nei prossimi giorni, quando lo scontro potrebbe diventare incandescente. Si attende infatti per il 5 aprile la diffusione dell'elenco dei prodotti cinesi in materia di tecnologia, proprietà intellettuale e innovazione che l'amministrazione americana sottoporrà a nuovi dazi, causando alla Cina un danno valutato in 50-60 miliardi di dollari. E sarà solo una delle mosse annunciate. Il 22 marzo scorso Trump ha firmato infatti un memorandum che prevede anche azioni contro la Cina nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e nuove restrizioni sugli investimenti delle aziende cinesi negli Stati Uniti. In una escalation che sembra inarrestabile, la guerra dei dazi entrerà allora nella sua fase più acuta, a meno di una marcia indietro tanto improvvisa quanto imprevedibile da parte della Casa Bianca, che ha accusato anche oggi la Cina di distorcere i mercati globali con pratiche non oneste che danneggiano la sicurezza nazionale americana. E le conseguenze della guerra si fanno sentire anche sui mercati. Dopo il tonfo di ieri delle borse statunitense, hanno chiuso in calo oggi quelle asiatiche ed hanno aperto con il segno meno anche tutte le borse europee. Al via i test invalsi online per la scuola media. Da domani le prime prove per gli studenti che a giugno saranno impegnati con gli esami di licenza. Da quest'anno anche il quizzone d'inglese, oltre a italiano e matematica. Ma la novità è l'uso della tecnologia. Fabio Bolzetta. Arrivano gli invalsi a primavera. Col CBT sarà una nuova era. Ci sorride anche il web. Sui banchi di scuola si accendono i motori. La novità riguarda l'oltre 500.000 di studenti che a giugno affronteranno i test invalsi per la licenza media. Da domani, infatti, potranno confrontarsi con lo strumento digitale che verrà utilizzato a giugno. Sarà così un doppio esame per gli studenti delle medie, ma anche per il sistema scolastico alla prova sulla dotazione tecnologica. Restano indietro, infatti, sul numero dei computer a disposizione Lazio, Basilicata e Abruzzo. Ma come in 10 mesi sono stati organizzati i test invalsi, così come ha previsto il decreto approvato a maggio 2017, così questi mesi serviranno a scuole e studenti per prepararsi, rispettivamente su mezzi e materie, dunque italiano, matematica e test d'inglese, le prove che i 574.000 ragazzi dovranno superare. Ad ognuno sarà assegnato un codice utente ed una password per accedere e questionare. Per qualcuno è una preoccupazione ulteriore, per molti studenti è un passaggio inevitabile. E intanto in rete un video sorride sul ruolo dei docenti di fronte ad una nuova ennesima prova. Quest'anno niente fase correzione, i risultati tutti dentro il cervellone. In Pakistan ancora cristiani nel mirino, ieri altre 4 vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia cristiana, quetta nel Beluchistan, uccise a colpi di arma da fuoco. Ci aggiorna Barbara Masulli. I corpi senza vita vengono caricati sulle ambulanze e la gente per strada assiste quasi rassegnata al nuovo orrore compiuto in Pakistan contro i cristiani. Siamo a Quetta, nella provincia di Baluchistan, nella parte sud-occidentale del paese, dove convivono gruppi armati separatisti, jihadisti e talebani. Queste immagini di Sama TV sono state girate nei minuti successivi al massacro compiuto nel giorno di Pasquetta da un gruppo di uomini armati a bordo di una motocicletta. Il comando ha aperto il fuoco contro un rickshaw motorizzato. Sul mezzo viaggiavano 3 fratelli e la moglie di uno di loro, tutti morti sul colpo, mentre la figlia di una delle vittime, una bambina di 9 anni, è rimasta ferita e adesso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. La famiglia stava andando a trovare dei parenti in un quartiere a maggioranza cristiana. Secondo la polizia si è trattato di un attacco mirato e infatti a distanza di poche ore è arrivata la rivendicazione dell'ISIS. Attraverso i social media i terroristi hanno esultato per aver ammazzato 4 combattenti cristiani, hanno definito così le vittime.
Il parroco della chiesa di St. Mary Acquetta, padre Faiz, ha confermato che la famiglia uccisa andava spesso a messa. Per i cristiani in Pakistan, che sono meno di 4 milioni in uno stato di circa 200 milioni di abitanti, non c'è pace, soprattutto durante le festività religiose. Anche la Pasqua di 2 anni fa fu funestata da un attentato kamikaze a Lahore, in cui morirono oltre 70 persone. Queste immagini invece risalgono allo scorso Natale, quando in un attacco contro una chiesa metodista persero la vita 10 fedeli. In Messico fa discutere il dialogo intrapreso tra un vescovo e i narcotrafficanti. Per il pastore è un modo per fermare la spirale di morte nel violento stato di Guerrero. Antonio Soviero. Vescovo e narcotrafficanti allo stesso tavolo. Accade in questi giorni in Messico e la cosa fa molto discutere. Il pastore in questione è Salvador Rangel, titolare della diocesi di Chilpancingo, nel violento stato di Guerrero, sulla costa pacifica meridionale. Monsignor Rangel ha ammesso di aver incontrato l'ultima volta venerdì scorso un boss anziano locale, senza fornire però la sua identità. L'uomo, stando a quanto riferito dal vescovo, ha promesso che i trafficanti della droga non uccideranno i candidati alle elezioni politiche e presidenziali del prossimo 1 luglio, come invece avvenuto in passato. In cambio i narcomafiosi chiedono due cose: i candidati non devono comprare i voti e, una volta eletti, devono mantenere le promesse. Bizzarra soprattutto la prima richiesta, visto che i trafficanti della droga sono tra i principali praticanti della corruzione. L'apertura di un canale di comunicazione con i narcos è contestata sia da altri vescovi che dal governo, per il quale è tabù parlare con i trafficanti della droga. Ma Monsignor Rangel, che ha ripreso un'idea lanciata dal candidato presidente della sinistra, Andres López Obrador, difende la sua scelta. Sono un vescovo e parlo con chiunque accetti di farlo. In questo modo cerco di assicurare che non ci siano più omicidi. In effetti, Guerrero è uno degli stati più colpiti dalle violenze legate alla criminalità organizzata in Messico. Nel 2017 sono stati commessi 2.318 omicidi, il numero più alto in tutto il paese americano. Ed ora una notizia per chi è in programma di prendere un volo tra stasera e domani. La metà dei voli europei potrebbe subire ritardi a causa di un problema informatico che è stato identificato e dovrebbe essere risolto presto. Lo ha fatto sapere Eurocontrol, l'agenzia che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo dell'Unione Europea. Oggi 29.500 voli erano previsti sulla rete europea. Circa la metà di essi potrebbe subire ritardi in conseguenza del guasto al sistema, così scrive in una nota Eurocontrol. Ho due storie ora di aiuto e di conforto per chi si trova in una situazione di bisogno. Ad Ascoli Piceno, nelle Marche, una casa per padri separati con il supporto nella diocesi. Allora, sentiamo. I padri separati oggi hanno perso un po' la dignità, hanno perso quel senso di accoglienza e di vivere con i figli. Un vero e proprio problema sociale è quello dei padri separati, padri che troppo spesso si ritrovano soli, costretti a vivere in situazioni di disagio e povertà, costretti loro malgrado ad allontanarsi dai loro stessi figli perché privi di un luogo sicuro dove poter stare insieme. Per rispondere a questa piaga sociale, come l'ha definita il vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Giovanni D'Ercole, è stata inaugurata proprio ad Ascoli, presso la parrocchia di San Marcello, una struttura di accoglienza per padri separati. Abbiamo raccolto il grido, spesso disperato, di padri separati che si ritrovano fuori casa, senza dignità, pieni di paure e con un senso di grande amarezza nel cuore. Camere doppie o triple con una ventina di posti letto in tutto, i servizi, una mensa, una cucina e poi soprattutto personale specializzato pronto ad offrire assistenza a tutti coloro che vivono queste situazioni di difficoltà. Vorremmo diventare un luogo di dialogo, di ascolto, perché ci sono ferite dentro il cuore di queste persone che veramente preoccupano. Una risposta più globale per cercare di ricostruire un tessuto, per quello che è possibile, i rapporti tra i papà e i loro figli, tra i mariti e le mogli, cercare di poter aiutare loro nella ricostruzione della loro vita.
Ad Andria, bilancio positivo per una struttura molto particolare, l'ambulatorio della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti della Diocesi di Andria. Tutti sono a disposizione gratuitamente per i poveri, emarginati ed esclusi di ogni nazionalità e paese. Un sorriso, una diagnosi, una stretta di mano. In questo piccolo ambulatorio ospitato dalla Casa Accoglienza di Andria, in Puglia, si alleviano i guai del corpo e i malanni dell'anima, di chi si sente escluso, di chi vive nella povertà. Come il buon samaritano, un pediatra, un infermiere e un urologo sono tornati a indossare il camice bianco dopo la pensione per portare a termine una missione. Gli esclusi devono far parte della nostra vita quotidiana, altrimenti non ne saremmo liberi completamente. Il paziente qui viene accompagnato in un iter sanitario completo. La possibilità, qualora noi ne avessimo bisogno, di utilizzare colleghi che mettono a disposizione i loro ambulatori specialistici. Un apporto da parte dei colleghi che è sempre gratuito? Sempre, sempre gratuito. Medicazioni e sostegno non restano confinate nell'ambulatorio. Laddove viene fuori una necessità vera, di andare noi a domicilio. Chi arriva qui si sente accolto, ascoltato e finalmente importante. Sì, mi piace perché è una cosa importante, perché c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, hanno sempre aiutare i migranti, qualcuno che fa male, testa, tossio, e loro aiutare, quindi a me mi piace. Penso che sia buono che uno ha un punto di riferimento dove poter andare. Un ambulatorio nato per colmare un bisogno. Noi lo facciamo non per dar lezioni a nessuno, ma perché sentiamo il bisogno, il dovere, la gioia di fare qualcosa di bello per chi è nel bisogno. Inseguiti e massacrati nelle strade, è successo in Libia, agli ebrei, nel 1967, da quel momento una fuga senza ritorno. Questo racconta Il Nostro Posto, a firma di Leonardo Possati. A seguire Attenti al Lupo con Giuseppe Caporaso. Il TG2000 torna alle 20:30 e ora le parole di chi, spesso bambino, visse la cacciata dalla Libia perché è ebreo. Buona serata.